Emozione oggi per l'inaugurazione di una via a suo padre? E mi sono emozionato sul serio, e ho cercato di non farlo ma non ci sono riuscito. Mi è stato esaudito un desiderio, realizzato un desiderio molto molto grande. Un desiderio che tra l'altro aveva confidato al sindaco, ma non sapeva di questa poi sorpresa. Ma infatti io gli ho detto un giorno mi piacerebbe, una cosa se fosse mai possibile, e lui zitto zitto mi ha fatto tutto quanto e la sorpresa è stata super super gradita. Sulla targa è stato scritto fucinatore. Sì, perché mio padre era molto orgoglioso di questo mestiere, no? Perché dire vabbè imprenditore, industriale, una cosa molto generica, lui era orgoglioso di saper fucinare ed era sempre di esempio, insegnava ai suoi collaboratori, ai suoi operai a fucinare e lo faceva con grande piacere e con grande maestria. Una tradizione, un lavoro che è stato portato avanti dalla famiglia e quindi è cresciuta. Sì, poi c'è stata un'evoluzione, chiaramente la tecnologia ha suggerito di introdurre impianti più moderni, come succede nell'evoluzione industriale, però la partenza è stata quella e spero che lui sappia cosa abbiamo fatto. L'amministrazione comunale di Castellamonte ha esaudito un desiderio di Alberto Massucco di intitolare la via a suo padre Luigi. Assolutamente sì, io credo che sia l'inizio di un bel percorso. Noi abbiamo messo in atto una progettazione di revisione della toponomastica a partire dalle frazioni, perché chiaramente abbiamo delle problematiche. Questa invece era la cosa più semplice da fare. Ho esaudito con piacere questo desiderio. Perché? Perché Alberto Massucco alla città di Castellamonte ha dato tanto e quindi era giusto premiare con l'intitolazione a suo papà, che a sua volta ha dato lavoro, ha dato tanto alla città di Castellamonte. Quindi gli esempi vanno sostenuti e ringraziati con piccoli gesti come questo, però
sentiti, ecco, sentiti. E quindi abbiamo fatto questa cosa e ne siamo assolutamente contenti e orgogliosi. Piova al confine tra Castellamonte e Quarnier, questa è un'iniziativa che unisce i due territori. Sì, come ha detto giustamente Alberto nei ringraziamenti, poteva dire il Piova divide i due territori, invece no, ha detto unisce i due territori, che è l'intenzione di questa amministrazione comunale, cioè quella di far crescere tutto il canavese assieme. E Massucco Champagne ne è un evidente, tra l'altro, tassello importante.